voi mi volete morto? Ma che cos'è? Ma che cos'è? Ma fermi! Ma cosa? Ma cosa? Dove? Iorente! Iorente! Iorente vi ha purgati tutti! Addio! Due a due! Due a due, non moriamo mai! Non moriamo mai! 2-2 non mi interessa nulla! È una fottuta vittoria questo pareggio! Non mi interessa! Non mi interessa, zitti! Muti! Giochiamo bene! La Fiorentina meglio! Massa, fai schifo! Vergognati! Arbitraggio di merda! Ammonizioni a gogo senza senso! Qualche fallo non fischiato alla Fiorentina! Vaffanculo, è tutta meritata. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo a tutti. Non moriamo mai, non moriamo mai. 2-2. Llorente all'ultimo secondo. Sì, quanto godo, quanto godo. Allora, torniamo seri. Calma. Chi non mi è piaciuto veramente, però c'è effettivamente. Hausen non bene oggi. Manco tanto Llorente alla fine, però segna un gol, primo gol con la Roma. Llorente, oddio, che gol! Allora, fermi, io non sto ancora analizzando. Madonna, che pareggio! Madonna, De Rossi, mio, ti amo. De Rossi, mio, cioè no, in realtà non lo so, fermi. Fermi, no, che cazzo sto di De Rossi? Qualcosa ci ho sbagliato pure lui, che è difesa a 3. Che è sta difesa a 3, perché vede chi l'ha fatto giocare? No, stavolta a me è piaciuta niente, eh. Non ci poteva andare sempre tutto bene, non puoi fare sempre tutto bene. Mamma mia, no, non ci credo. Ma non ci credo. Ho detto già Lukaku poche palle, non lo so. Lukaku poche palle, non c'ho più la voce. Poi per il resto però, oltre agli Llorente House, non c'erano tutti bene. Ndicka ha giocato benissimo, peccato per il gol iniziale. Peccato perché è un po' era colpa sua. Mancini e ammonizione abbastanza vergognosa. Cioè, ci poteva stare, ma il 23esimo non può ammonire subito. E che cazzo! Io non ce la posso fare! Io non ce la posso fare! Ma che palle! Vabbè. Allora, oddio! 2-2! Allora, no, non voglio spaccare niente perché tutto bagnato, non vedo più un cazzo, non ci sta pure la luce. Madonna del signore, madonna, basta. Mi sa che, cioè, non c'è motivo, ragazzi. È meritato un pareggio perché la Fiorentina ha giocato da Dio e Svilar ha parato il rigore. Vabbè. Ma cosa gli dobbiamo dire a Svilar? Cioè, Ripatricio deve cambiare squadra perché tu non giochi più. Cioè, Svilar ha parato 3 rigori su 7. Quanti ne ha parato? Non ci posso dire. Quanti rigori ha parato Svilar? Quanti? Dal Feyenoord da oggi. Un rigore parato alla Fiorentina. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Sì. Basta. Basta. Angelino bene abbastanza. El Shaarawy purtroppo effettivamente ha visto poche palle. Poi chi altro? Cristante mi è abbastanza piaciuto, a parte qualche errore di passaggio ci c'è stato, mi sa suo, e di Paredes un po', sì pure Paredes, guarda il rigore, Belotti, ma vattene a piangere culo, cioè la maglietta di Tokyo si tira e lui, vabbè, cioè, no, ma non esiste, ma te lo meriti, ma ve lo meritate, non ve lo meritavate proprio quel rigore, ma andate a cagare stronzi. Muti, rimaniamo quinti. Però, no, bene, però, spera, via. Ma che cazzo sta di. Rimaniamo quinti, un punto sopra l'Atalanta, ma il Bologna è a più 3. Il Bologna è a più 3. Caputtana, il Bologna è a più 3. Raga, per me, questi 2 punti, effettivamente, ora che ci penso, ci servivano. Porca troia, ci servivano questi 2 punti, mannaggia la puttana. Ci servivano. Madonna, mi sa che sto video me lo censurano. Ci servivano, porca puttana, sti punti. Mo' è dura. Meno 3 è dura. Però fra campionato Europa League, oggi la Fiorentina. Ragazzi, abbiamo sottovalutato l'avversario. Perché a Roma oggi comunque c'era. Abbiamo sottovalutato. Cioè, la Fiorentina se l'è preparata in un modo. Cioè, Italiano voleva veramente vincere questa partita e ci stava riuscì. Ma Llorente la mette sotto la traversa al volo. Abbiamo visto di tutto. Io non ci credo. Io non ci credo.
Basta, basta, ho detto tutto, giusto? Fammelo dire, forse no.